Vado. Caramella all'angurio, fantastico. Visto che l'ho trovato prima, io la mangerò. Deliziosa. E tu cos'hai, Betty? Un angurio. È più grande la tua caramella. Guarda, Mary. Oh, ragazzi, aiutatemi. Non riesco a portare queste angurie. È enorme. Cado. Dove siamo? Non riconosco niente. Non lo so. Ma sembra carino. Sembra l'inizio della sfida. Oh, cosa? Una chunk in una bottiglia? Insolita. Peccato che la persona sia piccola. Io sono più fortunata. Sto bene. Voglio provare. Non credo. Ma guarda cosa ha Betty. Sì, è incredibile. Mi piace questo inizio. Vorrei essere posto tuo. Mi dispiace per te, Mary. Certo. Mi aspettavano persone diverse, però non è male. Com'è? Mi piace. Lo voglio provare ancora e ancora. È così morbida la ciunga e posso fare le bolle. Oh no, è finita. Mi piace così tanto. Vabbè, allora lecco la bottiglia. L'importante è non correre. Adesso posso buttare via. Perché devo mettere in bocca? Ma è sporca. Per fare queste bolle. Vabbè, tocca a te, Jazz. Cosa? Vabbè. Così divertente. Che gusto. Non mi aspettavo. Devo fare la bolla? Sì, faccela. Mary non mi ha ingannato. Voglio ancora. Voglio fare una bolla gigantesca. Mangia. E questo lo butto via. Ah, funziona. Ma chi ha spinto la luce? Oppure cos'è? La ciunga? Sei così divertente, Jess. Sì, non è divertente. E che ci devo fare? Ecco, fatto. Dai, basta ridere. E allora comincia. Sì. Allora devo... Sì, schiacciare bene. Non ce la faccio. Proviamo, ok. Così. Vedo, c'è la ciunga. Dai, ultimo sforzo. E poi ti faccio un massaggio. Betty, respira e calmati. Sono calmissima, perché ce l'ho fatta. Guarda che bellezza. È così appetitosa. Voglio provarla. Sì, è ottimo. Spero che mi basti questa porzione. Non voglio fermarmi. Stiamo aspettando una bolla gigantesca. Dai, su, Betty. Guarda. Che bello. Bellissimo, ma non posso muovermi. Cose sono attaccate. Cosa? Guarda. Vabbè, ti dispiace, io provo la tua ciunga. Ma assomiglia a una piccola... bolla, ma cos'è? Non credo, ma cos'è lei? Sì, anch'io c'ho un palloncino, mi piace. Jess, ma cos'è? Un palloncino gigantesco, non riesco neanche a tenerlo. È incredibile. Ma è possibile? Mi fa male guardare queste porzioni gigantesche. Vabbè, provo, ma... c'era una caramella all'interno. Guardate e invidiate. Voi non avete delle cose del genere? Si scioglie in bocca. E anche il ripieno è buono. E là cosa c'è? Vediamo. Io sarò la prima. Ecco, vedrai. Ecco, adesso vincerò. Te l'ho detto. Non dovevi far così. E vediamo cosa c'è all'interno. Dai, prendo l'ago e lo scopro. Sono sicura che sarò fortunata. Cosa? Cos'è? No, mi sono sporcata la faccia. C'era la farina. Non mi piace. Mi dispiace, ma non è buono. Betty, aspetta un attimo. Cosa vuoi?
Guarda, voglio farti vedere che mi è sporcata. Sì, aspetta, adesso ti aiuto io. Così meglio. Questo mi aiuterà. Sì, è vero. Vabbè, dobbiamo lavarci. Più tardi, adesso vediamo cosa ha Jess. C'è qualcosa di bello. Non lo sento. Adesso lo scopriremo. Andiamo. Quante caramelle. Lo sapevo, lo sapevo. Dai, Mary. Sì, che bontà. Ah, mi piace. Ma cosa mi permettete? Sono mie. Ah, così. Ecco, mangio tutto. Ma l'importante è che voi non abbiate nulla. Jess, che fai? Non è giusto. No, è giusto, è il mio cibo. Dai, su, golosa. Che buono. Oh no. No, me lo sto sognando. Purtroppo no. Questo è proprio un cibo vero. Sì, però non è così grande. E il mio mi fa impazzire. Guardate qui. Siete fortunate. Guardate cosa io non lo mangerò mai più. Cominciate voi, io mi rifiuto. Dai, su, vi do un buon esempio. Vabbè, non è così grande, lo posso mangiare così. Aiuto, è così piccante. Questo basta per sentire la sua piccantezza. Ah, così mi sento meglio. Devo avere sempre il ghiaccio sotto mano. Ho paura. Dai, su, beh, ci crediamo in te. Ci provo. Però so che sarà difficile, eh. Dai, su, cerco di mangiare il peperoncino. Perché, dai, devo. Ma non fa così paura. Non voglio spaventarti, ma c'è il fumo che ti esce dalle orecchie. Ah, comincia. No, aspetta. Devo bere d'acqua. Ecco, così funziona, mi sento meglio. Grazie, Jess. Guarda, è rimasta solamente lei. Auguriamole buona fortuna. Se c'è qualcosa, ecco, c'è dell'acqua. E questo non mi calma. Ma comunque ce la devo fare. E dimenticare. Vabbè, per adesso va tutto quanto bene. Non è piccante, voglio mangiare. Oh no, comincia. C'è il fuoco. Mio viso chiama a fuoco. No, adesso andrò a fuoco. No, qualcuno mi aiuti. Ah, mi piace scioccare con l'acqua. Ragazze, mi sentite? Datemi d'acqua, vado a fuoco. Non riesco a respirare. Cos'è? Sì. Abbiamo esagerato, dobbiamo spegnere Mary. Finalmente. Pensavo che non l'avrei più aspettato. Ah, perché ci avete così tanto? Vabbè, non importa. Sto bene. Che torta insolita. È molto carina. È come il mio Huggy Wuggy. Che dimensione. Ecco cosa chiamo una torta. E questo cos'è? Una schifezza. Non capisco, ma aspetta. Io comincio per prima, perché io ho la porzione più piccola. E sapete cosa? Non mi dispiace. È molto carina e c'ha un profumino. Quanto è dolce la crema. È stra buono. È ottimo, mi piace, non posso fermarmi. Voglio mangiare tutto quanto. Jess, dai su, sbrigati. Dai. Ecco, finita. Ecco, guarda, la tua lingua blu si ricorderà della torta. Mary, tocca a te. Devo usare un coltello e una forchetta. Ma cosa? Devo tagliare il mio Huggy Wuggy? No, non ce la farò. È così carino. Ma sa cosa fare? Ecco, comincio da questo. Lo assaggio. È ottimo. Jess ha ragione. Devo continuare così. Devo... sì, mangiare la crema. Sì, ci metterò tanto. Forse mangerai tutto quanto, finalmente. Mary, mi senti? Mary, non posso trattenermi! Mary, sbrigati! Vabbè, ecco. Dovevo fare qualcosa. Qualcosa si è attaccato ai miei occhi. Oh,
sono gli occhi del mio Hagiwagen. Oh, la torta è rovinata. È così buono? Sì, dovevo assaggiare tutto quanto. Ma perché ci ho messo così tanto? Ecco, vedi? Ti ho aiutato. Finalmente posso mangiare quanto l'ho aspettato. Voglio mettere una candela. Perché questo sì, farà un'atmosfera di festa. Mi sento una festeggiata. Sì, congratulazione Betty. Grazie, sono così felice che sia tutto quanto qui. Ah sì, mi dimenticavo. Devo darci la torta. Ecco a voi. Ecco, un bacio a tutti. Mi spiace per le amici. Ma però anche io voglio provare qualcosa. Ma se continuo così non avrò più nulla. Ma io lo volevo provare. Oh no, è successo quello di cui avevo paura. Guarda, è rimasto così poco. Però provo quel che è rimasto. Ah sì, quanto è buono. Ma perché lo potevo dare agli amici? È stata una cosa stupida. Questa è la torta più buona che io abbia mai assaggiata. Peccato che è finita. No, ma non è la fine. Abbiamo un regalo per te. Grazie, ragazze. Cosa c'è là? Wow, è un Hagiwagi. Che bello. E non è una torta. Però posso tenerlo. Grazie, ragazze. Ho un occhio gommoso piccolissimo. Il tuo è molto più grande, non è giusto? A me sembra più che giusto. Sono d'accordo, soprattutto perché il mio è il più grande di tutti. Stop! Tutti fermi, io ho il più piccolo, quindi comincio io. Ho anche una forchetta speciale. Maledizione, è troppo scivoloso. Lo devo prendere. Alla fine è stato abbastanza facile. Potrà anche essere piccolo, ma è buonissimo. C'è pure il ripieno. Peccato che sia solo uno. Jill, tocca a te. Sì, sono contenta. È affamata. Il mio occhio è più grande. Non ho solo bisogno di una forchetta, ma anche di un paio di forbici. In questo modo sarò velocissima. E sarà anche più facile mangiare. Wow. Proprio come pensavo, è un sogno divenuto realtà. Mi ricordo il sapore. Non posso fermarmi. È così buono che non riesco a descriverlo a parole. La tua velocità è impressionante. Non c'è altro modo di mangiare. Lo voglio divorare. Scusatemi. Che odore terribile. Meno male che adesso tocca a me. Ma ho bisogno di una forchetta gigante. Questa qui è troppo pesante. Per poter tenere in mano una forchetta così serve della farina da mettere sulle mani per non farle essere scivolose. Allora, come me la cavo? Stai attenta, sta arrivando qualcosa dalle tue parti. Sono preoccupato. Oh, vado giù. Oops. Siamo stati fortunati. L'occhio è nostro. No, giù le mani. Anche senza forchetta posso ancora divorare il mio delizioso occhietto. Avevate ragione, è strepitoso. Mai mangiato niente di più buono. Visto? Ho quasi finito. Sentiamo i pezzi di cibo che ci tiri addosso. Cerca di mangiare con più attenzione. È così buono che ho dimenticato le buone maniere. È la più piccola quantità di gelato che abbia mai visto. Sono la più fortunata. Tu? Io sono il fortunato. Guardate che montagna di gelato che ho. Scommetto che è delizioso. Yeah!
Lo voglio io, quello. Che aspettiamo? Cominciamo! Hai ragione, mangiamo! Il mio gelato è così piccolo che lo posso prendere al volo se lo lancio bene. E allora? E allora adesso ci provo! Wow, ce l'ha fatta! Pulisciti il naso. Oh sì, grazie. Maledizione, il gelato è finito. Mi resta solo il cono. Finito, tocca a te. Andiamo, Jill. Non voglio fare nessun giochetto. Voglio solo mangiarmi il gelato velocissimamente. È così buono. Porcacciona! Proprio vero? Che buono! Perché qui è così buio? Mi chiedo quando se ne accorgerà. Mi si è attaccato il gelato sugli occhiali. Non va bene. Avrò bisogno di nuovi occhiali. Adesso vedo di nuovo. Alterno un boccone di cono e uno di gelato. Non male. Andy, tocca a te. Finalmente ho sempre sognato di mangiare un gelato così. Posso farci quello che voglio. Posso anche prendere una palla di gelato e spremerla, a patto di mangiarla dopo. Il gelato è buonissimo. Ma è così tanto che rischio che mi si congeli il cervello. Sei già blu? Forse è meglio se ti fermi. No, lo mangerò fino alla fine. Ma sei congelato. No, è tutto ok. Deve avere veramente freddo. Dobbiamo aiutarlo. Riscaldiamolo. Salvatemi, per favore! Niente paura, abbiamo quasi finito! Grazie mille! Era troppo! Troppo freddo, però che buono! Vediamo cosa abbiamo adesso! Hamburger, evviva! Non è giusto, io ho solo delle briciole! Il mio non è niente male! Wow. Ma non regge il confronto con il mio. Quello di Jill è ridicolo. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Non riesco nemmeno a vederlo. Ci sono. Il mio costume da scienziata e dei giusti strumenti mi aiuteranno. Interessante, sono molto curioso. Uso delle speciali pinzette per mettere l'hamburger sul vetrino del microscopio. Ora sì che vedo tutto. È un hamburger completo. C'è la carne, il pane, l'insalata. Solo che senza microscopio è patetico. Non ho sentito neanche il sapore. Che hamburger inutile. È così ingiusto. Non per me. Il mio panino è bello visibile e appetitoso. Però non ha un buon odore. Ma posso risolvere. Sono gli ingredienti in più che aggiungono un odore fastidioso. Basta toglierli. Non avresti potuto fare di meglio. In che senso? Nel senso che siamo ricoperti dai tuoi ingredienti in più.
E adesso quell'odore è su di noi. Scusatemi, non l'ho fatto apposta. Beh, così ha un sapore migliore. Ogni morso è una delizia. Mi piacerebbe assaggiarlo. Tutti lo vorrebbero assaggiare. Sì, ha un bellissimo aspetto. È magico. Peccato che sia quasi finito. Ne avrei mangiato ancora. Mary, il tuo hamburger è enorme. Lo so, ed è tutto mio. Certo, è difficile dare un morso a quest'affare. Ma ho già la soluzione. No, questo non mi serve. What? Nemmeno un elmetto. E questo a che serve? No, è inutile. Cosa posso usare? Ma certo, una sega elettrica. Attenzione! Non sono preoccupata per voi, ma per il mio prezioso hamburger. Solo un pezzo del mio panino è più grande dei vostri due messi insieme. Delizioso. Vogliamo provare. Non ce la faccio. Giù le mani, è mio. L'avarizia non ti dona. Oops. Se posso dirlo, è stato un vero spasso. Speriamo che i nostri ragazzi vi abbiano sollevato il morale per la giornata. Potete trovare tantissimi altri divertentissimi video sul canale Multidoc.